Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Buonasera, puntualissimi, sono le 19, Vincenzo La Corte per l'ennesima puntata di Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, post gara dell'incontro di sabato scorso, finito come tutti sappiamo 0-0 sul campo del Massimino contro il Picerno. Come sempre in onda sulle frequenze dei canali 15 e 18 del digitale terrestre, canale 268 per quanto riguarda il digitale nazionale, poi il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, il social per eccellenza Facebook, dove potrete interagire con noi con l'omonimo pagina Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, Local TV e Cyber TV per permettere ai nostri fratelli che vivono in tutto il mondo di seguirci, ancora l'app Globus Network Italia da scaricare sui vostri smartphone per la nostra programmazione. Puntata specialissima oggi, cominciamo con i fuochi d'artificio, quindi salto un attimino Sabina e vado direttamente all'ospite d'onore che è Damiano Morra. Grande Damiano, buonasera a te. Buonasera e ben tornato sui nostri schermi. Grazie, no? Mille, grazie mille. Bene, quindi scriveteci numerosi perché stasera potremo domandare a Damiano anche dell'attuale Catania. So che ieri hai visto la partita, l'altro ieri hai visto la partita. Sì, perfetto, sì. Perfetto. Quindi puoi assolutamente interagire anche sul presente sicuramente. Va bene. Va bene, allora torno un attimo indietro e chiaramente mi faccio perdonare da Sabina dicendo che la nostra grande Sabina Rossi è qui con noi per aiutarmi nella puntata. Lui mi ha scavalcato per presentare un grandioso Damiano Morra, sì. Però ritorno da me, ma ci sono altri due grandiosi, li presenterai tu e li presenterai tu. Benissimo, buonasera a tutti, buonasera Vincenzo, buonasera a tutti i nostri ospiti in studio e fuori dallo studio. Vi ricordo le coordinate con le quali potete mettervi in comunicazione con noi, il 340 051 1286 per ciò che riguarda la linea WhatsApp. E già Antonio 64 è pronto col suo primo messaggio, anzi è un messaggio proprio finalizzato ai nostri due ospiti, mentre potete anche contattarci telefonicamente allo 095 81 88 650. Appena tu mi darai il via, io sono pronta per leggere il messaggio di... E allora andiamo con... oppure no, prima presentiamo. Presentameli tu, dai. No. Dai. Vabbè, intanto è il nostro amico, giornalista numero uno, insomma, Presidente Ussi, un sacco di incarichi fra le altre cose. Io ho assistito anche dalle premiazioni, gli hanno consegnato tante targhe al nostro amico. Nel tempo Daniele, libero faccio il giornalista. Daniele Porto, che nel tempo libero fa il giornalista. E poi abbiamo, voglio dire, lui si definisce un clone di Castellini, numero 27. Quando si taglierà i capelli, stavamo parlando fuori campo prima, il nostro il dottore Leonardi, Salvo Leonardi, grande Nino Leonardi, ci ricorderemo tutti delle sue mega prestazioni in campo, ci ricordiamo tutti. Sì, buonasera a tutti. Quando il terzino non si chiamava esterno. Esterno basso. Però c'è anche la voce femminile che mi ha esaltato. Io ne sono orgoglioso di Sabina. No, perché lui, voglio dire, con questi occhi azzurri è ammaliante, voglio dire. È una donna che si fa apprezzare prima di tutto per la sua professionalità, per le sue capacità. E queste sono riconosciute. E poi anche per la sua femminilità. Grazie. Allora, presentiamo un attimo anche il direttore che ci aspetta, certo, che vuole entrare in campo. Sì, già subito. Non dalla panchina, ma da Skype. Forza, direttore Enzo Stroscio. No, io sono entrato in campo a tutti gli effetti perché mi sono messo nella foto alla sinistra di Damiano, perché io ero alla sinistra ai tempi belli, no? E tanto la coppa me l'ha data Massimino all'allenatore da Vinci, quindi la foto c'è, l'abbiamo fatta vedere l'altra volta. Benissimo. C'era mia sorella piccolissima, mia mamma e mio papà che erano lì contenti, avevo preso la coppa, avevo fatto le maglie, le cose, quindi insomma io mastico e respiro Catania tutti gli effetti. Poi a Ognina ho giocato con Cicero Spagnolo, che mi hanno fatto da guida. Beh, c'era anche Memo Prenna con noi, insomma le mie esperienze ce le sono, quindi datemi la mia maglietta per favore con la scritta Stroscio. ed è, non è mai troppo tardi. Cosa vuoi, un numero speciale sulla maglia? 11. Ah, 11, benissimo, va bene. Okay. Mio padre mi diceva, quando vedi, l'ho detto sempre, no, ve lo ricordate,
quando vedi la porta col pallone di cuoio di una volta, tira in porta una puntata, perché là la palla rimbalza, sbatte, fa... Come quella che doveva fare sabato il nostro amico, no? Il nostro... Ah sì, scusa, ho avuto una comunicazione di servizio. Guglielmotti, no? Che doveva tirare in porta. Ma invece... porca miseria, ha tirato la palla invece, infatti. Va bene, allora. Qualcun altro in Serie A ha fatto la stessa cosa. Vabbè, sicuramente. Chissà quando ne rivedremo. Allora, Antonio 64, vai. Sì, benissimo, già arrivano i primi messaggi. Antonio 64 scrive: buonasera allo studio, ricordiamo quel tridente nel frattempo. Arriva il nostro sarà amico, il prof. Buonasera allo studio, ricordiamo quel tridente Borghi, Morra, Marco Piga, la famosa promozione all'ottava giornata, subentra De Petrillo e Marco Piga sbanca Siracusa con il sorpasso alla capolista per lo stesso Marco Piga. Anni dopo giocherà due stagioni proprio a Siracusa, senza infamia e senza lode, un dispiacere la sua perdita. Saluti da Antonio, perfetto, 64. Perfetto. Grazie ad Antonio. E allora, mentre che Antonio già l'ha citato, ovviamente era in programmazione, tant'è che lo abbiamo detto quasi in diretta, purtroppo, abbiamo avuto il messaggio sul finire della partita, intorno alle 11, abbiamo detto da questi microfoni in diretta che purtroppo ci aveva lasciato Marco Piga. Vediamo qui questa bella fotografia con il sole che gli brilla negli occhi, e chiaramente lo abbracciamo e facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. C'è qualche pensiero particolare che volete, qualcuno vuole parlare, vuole dire qualcosa? Dire qualcosa di Marco, piange il cuore. Certo. Un ragazzo, 68 anni mi sembra. Sì, si dicono sempre le stesse parole, però avendolo vissuto per anni dentro lo spogliatoio non ci sono parole. Io mi limito a dire che era, oltre ad essere un ottimo giocatore, era un ragazzo straordinario, purtroppo la vita è questa. Possiamo far altro che fare le condoglianze a suo fratello Mario e a tutta la famiglia. Assolutamente, sono d'accordo. Nino? Sì, confermo quello che ha detto Damiano, un ragazzo di spessore, di grandi qualità e di valori umani come pochi. Veramente, io l'ho sentito anche una ventina di giorni fa e sapevo di questa problematica, certo. Difficile. Era un momento cruciale. Sono vicino alla famiglia, a Stefania, alla moglie, anche a Mario. Veramente è stata una grande perdita, un grande dolore. Certo. Daniele, vuoi aggiungere qualche parola anche tu? No, nient'altro da aggiungere. Sicuramente è sempre una grande tristezza, un grande dolore vedere chi abbiamo guardato dalla tribuna, ecco, da bordo campo, di giocatori di cui abbiamo scritto, infatti. Insomma, vederli scomparire è sempre una grande tristezza. Infatti. Direttore, Tino La Vecchia, ti salutiamo. Sì. Sei rientrato. Abbiamo sentito poc'anzi al telefono, sì. Vai direttore, vai. Sì, dico, abbiamo sentito poc'anzi al telefono il mister Lino De Petrillo, che anche lui lo ricorda con molta gioia, e anche il Catania Football Club ha fatto un ringraziamento per uno degli artisti del calcio seri, molto importante, e che col grande cuore rosso azzurro. È chiaro, assolutamente. Non so se abbiamo Tino La Vecchia in linea, se ci sente. Sì, io perfetto, mi sento abbastanza perfetto. Bene, Tino. E vi vedo abbastanza bene. E allora? E niente, ma noi non ti vediamo abbastanza bene. Cioè, no, non mi vedete bene? C'è un sì, qualche non fare pizza. Niente, non toccare niente. Niente, non ti preoccupare. L'importante è l'audio. L'importante è che abbiamo l'audio perfetto. Ma io vi vedo bene comunque. Sì, è un po' pixellata l'immagine, lascia stare, non ti preoccupare. Un effetto acquarello. Sì, un effetto acquarello, l'ha definito giustamente quel gran poeta di Daniele. un effetto acquarello. Alla Tocchigno è Daniele. E cosa devo dire di Marco Piga? Devo dire che la vita è questa, come ha detto Damiano. Se avrà modo di incontrare Paparesta... nell'altra vita sì. Si farà dare spiegazione della rete annullata in Catania Palermo 3-3, la rete del 4-1 per il Catania. Bella questa, che bella forse, questa. Forse Paparesta glielo spiegherà. Ecco. Che partita. Magari potremmo pregare Totò Calì di fare una delle sue vignette e mettere in un meme questo momento particolare che ha riassumato il nostro Tino. Assolutamente, un elemento calzante. Giù
il Catania aveva vinto a Bari la settimana precedente, e a Favaresta non è andata giù quella là, tagliando il Bari fuori dalla lotta per la promozione. 4-1 quel giorno a Bari. Sembrerebbe che Favaresta sia Barese, sembrerebbe. Va bene, dai, avanti. Allora, e allora cominciamo subito con Damiano. Suppongo ci siano anche altri saluti, altri. Vogliamo leggere qualche altra cosa, sì, Sabina? Iniziare, inizia. Sono veramente tanti. Così rispondo direttamente a Damiano. Intanto cominciamo con Antonio Costa, che ci saluta sempre, un nostro consueto ascoltatore, mentre Papero Rossazzurro... Come? Torino, Torino. Sì, vero, da Torino Antonio Costa. Sì, Papero Rossazzurro... Saluta soltanto. Buonasera, mitica Sabina Rossi. Buonasera. Potremmo dire. Si direbbe arucato. Si direbbe arucato. Buonasera al mitico Damiano Morra in splendida forma. Si è svegliato. Si è svegliato. Grazie. Buonasera anche a Francesco Giuffrida e a Luca Testa. Antonio Scuderi ci scrive: stasera avete messo in campo il gota dal bravissimo conduttore Enzo La Corte, coadiuvato dalla bella e brava Sabina, opinionisti eccezionali come il coach di Stefano, ma no, non è arrivato, non è venuto. Non c'è. Abbiamo il giornalista Lo Porta, è stato esonerato. Un bel coccio abbiamo. Il giornalista Lo Porta, il grande Nino Leonardi. L'amico scrittore La Vecchia, l'editore Enzo Stroscio. La ciliegina sulla torta, due grandi ex rimasti nei cuori di chi ama i colori rossazzurri, Morra e Leonardi. Perfetto. Che dire, godiamoci questa trasmissione. Perfetto. Salutiamo anche Francesco Ardizzone, Salfi cantautore. Sì. Ciao grande Damiano, dal tuo amico Salfi. Ciao Salfi, ciao. Gino Di Prima, buonasera al signor La Corte e alla signora Sabina, grazie, ciao. Carmelo Zuccaro, buonasera, un saluto al mitico Damiano Morra. Di nuovo, troppi saluti Damiano. Sì, sì, grazie a tutti, facciamo prima. Buonasera, bentornate, scusate il mio ritardo, buon campionato, Salvatore Cocuzza, vuol dire che non si è fatto sentire. Vero, hai ragione, è vero. Lorenzo Russo, appello a tutti i tifosi rossazzurri che vivono nel Regno Unito, potete vedere le partite del Catania gratis sul FIFA Più. Ok. Hai visto? Ci vogliono 100.000 registrazioni comunque. No, guarda, ve lo sconsiglio. E ti devo dire anche una cosa: finalmente è arrivato, non a fine trasmissione, ma a inizio, il nostro amico Giuseppe Antonio Di Bella. Okay. Che ci scrive: mi piacerebbe che Damiano ricordasse quel 31 dicembre, non molto gioioso, che passò desolatamente ristretto sempre per amore del Catania. Vogliamo parlare Damiano? Insomma, non sei è stato un bel invitato a farlo. Non è un bel ricordo, è una giornata in fausta. Io purtroppo, che dire, non ho commesso nulla e mi sono trovato in una situazione incredibile, perché io veramente quel giorno non feci niente, assolutamente. Certo, lo sappiamo. E mi sono ritrovato, non lo voglio nemmeno nominare dove mi sono ritrovato. Quindi è meglio chiuderla, cioè, so che sotto lo spogliatoio... È stato uno degli errori più palesi. Sotto lo spogliatoio è successo quel che è successo, perché però preferisco non dire niente, perché poi... Quindi chiamiamo la giornata in fausta. Bene, bene. Possiamo chiudere qua. Sì, sì, invece sì, pensiamo alle giornate felici che rivivi sempre, perché qua l'affetto di Catania è sempre ma cosa succede in questa Catania quando tornano i loro eroi? Vengono riabbracciati? Io appena posso un salto lo faccio sempre. Adesso sto guardando quelle immagini. La memoria storica. Sì. È veramente, c'è da emozionarci. Il cuore, veramente. Ma la giornata per forza di cose deve essere quella dell'Olimpico, il famoso spareggio. Io ne ho fatte altre due di promozione, ma non c'è. La partita è quella che io ho visto in quel giorno. Io mi ricordo, sono entrato in campo, eravamo io... Tra squadra, a fianco a me c'era Claudio Ranieri, ma durante la settimana, facciamo così, durante la settimana, siccome io ero quello che ero da più anni a Catania e conosci questo e conosci quell'altro, allora tutti i compagni, ma Damiano quanti saranno i catanesi, senti che dici, allora faccio qualche telefono, guarda che saranno 10.000, ma che ce li porta 10.000 qua, allora richiamo dopo due giorni, guarda Damiano mi hanno detto, guarda che saranno 20.000, vabbè Damiano lascia perdere. Quando siamo arrivati dentro al campo, che abbiamo visto quella marea umana, io dico che lì ci vogliono le gambe, per non dire altre parole, per andare dentro quel campo con 40.000 catanesi, perché veramente
ti vengono i brividi, tu devi pensare che se poco poco quella partita non la pareggi, perché a noi bastava il pareggio, sì. Quanta delusione, quanta rabbia, mettiamoci anche quello. Quindi c'era una responsabilità enorme, ma la giornata che io non posso dimenticare, ce ne saranno tante, ma è quella. Un'altra che poi voglio citare, la prima volta che i miei genitori sono arrivati a Catania, feci un gol, cioè, straordinario, non lo so, da 30 metri sotto l'incrocio, e vincemmo 2-0, ecco, diciamo, mettiamoli insieme. A questi... Catania hai segnato parecchio, per il tuo ruolo hai segnato parecchio. Io ho fatto 26 gol, ma devo dire che... Negli ultimi due anni il mitico Di Marzio, sì, ultimi due anni, mi cercò un ruolo che non era mio, che però a detta di tutti, in primis dal mister Di Marzio, ho ricoperto in maniera perfetta. La persona giusta. No, cercava l'equilibratore. Sì. Io mi ricordo che c'era Mastro Pasqua, ogni volta che prendeva la palla andava avanti e io dovevo coprire il ruolo di Mastro Pasqua. Quindi negli ultimi due anni diciamo che mi sono proposto poco in avanti, quindi mi sono fermato. Però ci sono stagioni da 6 gol, da 5 gol. Sì, ci sono. È stata una costante. Anche in Serie B, per carità. Sì, di gol ne ho sempre fatti, ho fatto anche dei gol... Per me, lo so, ho fatto anche se abbiamo perso un gol a Perugia, che se lo fanno vedere oggi il rovesciato, non so nemmeno io come ho fatto, però l'ho fatto. Un gol dietro la porta che la buonanima di Massimino al portiere della Spistoiese ha detto: guarda che fa un po' Damiano Mora ti fa gol. E io tirai da 25 metri sotto l'incrocio, gol. Anche, cioè, di quei particolari. Damiano, anche perché tu, diciamo, avevi delle qualità che ti rendevi molto utile anche in altre parti del campo. Avevi gamba, corsa, io ti posso solo che ringraziare. Io una volta ho dichiarato: il Catania per me era la mia vita. Sì, sì, assolutamente. Perché poi io, quando mi mettevo quella maglietta dentro il campo, non conoscevo né fratelli. Abbiamo anche un piccolo filmato. Abbiamo anche un filmato. Nel frattempo, Salvo Daniele ci scrive: c'ero anch'io, ventenne fra i 40.000 dell'Olimpico. Sì. E con loro c'era Vialli, Sì, sì, quella partita è questa. Vialli, sì, no, sì. Qui siamo a, credo, a 2-3 minuti alla fine. Regia, la puoi mettere a... No, perché suppongo che l'immagine sia un po'... Ti stavo chiedendo di metterla a campo largo, ma penso che l'immagine non sia molto... Sì, quello sono io che batto il fallo laterale. Adesso la pigliano loro, vengono avanti. Sì, è stata l'ultima. Tino, altro che Tino, qualche commento su questa gara, Tino. Ebbene, una gara bloccata, io dissi all'inizio... Conclusione della partita. Ah, c'è anche il commento. Bastagli, ecco, strappa un prezioso pallone al centro del campo, viene in avanti, lo affronta Garzilli. Termina a terra, Garzilli al meglio, ma ormai mancano solamente 15 secondi alla fine della partita. Tutta la panchina del Catania in piedi, tutto l'Olimpico ormai è in piedi per assistere a questo trionfo dei rossazzurri. 10 secondi ancora non fischia, ancora non fischia da questo prestigioso traguardo che sposterebbe il limite estremo della Serie A da Napoli sino a Catania. Non fischiava mai. E sentirete certamente il grido dei tifosi catanesi in Serie A, ci siamo quasi scaduto il 90esimo. Quindi era una sorpresa. Sono le ultime battute di questa partita che sta per consacrare il Catania, terza squadra promossa del campionato di Serie B insieme con Milan e là. La panchina rossazzurra fa cenni ampi ai giocatori in campo che il tempo è scaduto. Vedete, Giovanelli sta per saltare in aria, Sorrentino sta per scappare, Menegali si china, prende il pallone ed è il triplice fischio, il Catania in Serie A. E Serie A, guardate l'esplosione di gioia. Grazie regia, grazie per l'audio, così facciamo parlare anche tu. Cosa sta succedendo sulle tribune? Il Catania torna in Serie A dopo 13 anni, ottiene così la sua quarta promozione. Per la prima volta la formazione etnea era stata promossa nella stagione 53-54, allenatore Piero Andreoli, presidente il dottor Rizzo, poi nel 59-60 sotto la guida di Carmelo. Tino, dai! Dopo la rete di Crialesi in Catania Como, esatto, avevo pronosticato che sarebbe stata l'unica rete, in effetti è stato così, sì, perché sì. Poi Cremonese Como è finita 0-0 e noi 0-0. Vialli in quella partita fece pochissimo, comunque era un giovane Vialli, non dico che non toccò la palla, ma quasi,
Il Catania, forte della difesa, imbrigliò la Cremonese. Promozione strameritata, promozione col brivido, grazie, dobbiamo ringraziare al Varese. Il Varese fermò la Cremonese e dobbiamo ringraziare che all'andata in Cremonese-Varese se le sono date di santa ragione, espulsi per parte, pugni negli spogliatoi, e al ritorno il Varese se l'è legata al dito. Infatti ha fermato la Cremonese 1-1. Rambulla non volle giocare, giocò il portiere di riserva Zunico del Varese, una partita straordinaria. Grazie a quel pareggio siamo stati promossi. Bene. Se la Cremonese avesse vinto, addio spareggi. Sì, quindi, beh, sì, le statistiche dicono questo. Rambulla, però la storia dice altro. Le statistiche direbbero quello, la storia dice altro, certo. Assolutamente sì. Va bene, allora, direttore, vuoi aggiungere anche tu qualcosa su questo spareggio? Sì, troppa emozione. Ma cosa devo dire? Un'emozione del genere. Perfetto. Una cosa che chiaramente ormai negli annales della storia del calcio rossazzurro, e non solo, e anche nazionale, se ne parla sempre. Dobbiamo dire che tanta gente era giovane, tanta gente se la ritroviamo al Cibari, al campo del Massimino, tanta gente che ha avuto quell'emozione adesso deve riassaporare quelle emozioni che in questo momento Mimmo Toscano ci deve dare, il nostro allenatore. Quindi andiamo nel commento della partita, perché l'emozione... E la gente alla partita c'era, caro Enzo, no? C'erano 18.000 persone, dico, la gente alla partita c'era, 18.000 infatti, persone. Infatti abbiamo dato il dato dei presenti, che era pazzesco. E abbiamo anticipato anche il dato finale degli abbonati, perché c'era la quota abbonati ed era indubbio che fosse quella, 12.873 abbonati. La bellezza di tutti i giocatori, compreso l'allenatore, è quello di aver visto un pubblico veramente all'altezza. Assolutamente sì. E allora andiamo con questi highlights, andiamo a goderci le immagini, vediamo un po' cosa è successo. Nella solita splendida cornice del Massimino si gioca Catania contro Picerno nella quarta giornata del girone C di Serie C. Due squadre in alto in classifica con gli stessi punti, 7, 2 vittorie e un pareggio per la formazione di Toscano e Tomei in questo scontro diretto, che parte con l'occasione per il Catania. Sturaro prende il fondo, il cross in mezzo, il colpo di testa di Lunetta che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Sarà un primo tempo molto equilibrato. Adesso la replica del Picerno col suo capitano Esposito, destro che prende troppo il giro e finisce sul fondo. Poi ancora il Catania in avanti, il cross di Lunetta per Inglese che si avventa sul pallone, che però finisce fuori sugli sviluppi di calcio d'angolo battuto da Anastasio. Si arrampica Luperini e di testa mette alto sopra la traversa. Risponde il Picerno con la miglior occasione della partita, il destro di Franco dal limite che si stampa sul palo. Grande chance per il Picerno. A Betters immobile, si salva il Catania che nel finale di frazione ha due occasioni con Guglielmotti. Prima il suo colpo di testa viene respinto da Summa sul cross di Anastasio, da esterno a esterno. È attento il portiere del Picerno a metterci le mani. E poi nel recupero del primo tempo il cross di Castellini arriva ancora sul secondo palo a Guglielmotti, che calcia al volo ma calcia altissimo. Finisce 0-0 la prima frazione. Nel secondo tempo ancora Catania in avanti con questo colpo di testa di Inglese, la smanacciata di Summa. Si rimane sullo 0-0 nell'ultima parte di partita. Entrano diversi giocatori dalla panchina, uno di questi è D'Andrea che viene murato due volte da Pagliai al suo debutto con la maglia del Catania, l'ex
Cerignola nel finale, si rivede in avanti il Picerno, questo colpo di testa di Gilli però finisce alto, e poi nel recupero del secondo tempo l'ultima occasione del match, il cross a giro di Vitali per il colpo di testa di Volpicelli, già 3 gol per lui da subentrato, stavolta non riesce a trovare la rete. Dopo 4 minuti di recupero finisce 0-0 Catania Picerno, che salgono a braccetto a quota 8 punti. E allora siamo rientrati immediatamente, Sabina, con qualche messaggio e poi sì, diamo la parola ai nostri ospiti. Sì, alla nostra linea WhatsApp, il 340 051 1286, e ne approfitto sempre per ricordarlo. Ci arriva un altro messaggio da Roberto Fiasco: quanti ricordi stasera, un abbraccio ad un'autentica bandiera mai ammainata del Catania. Non è un caso che è stato scelto tra i magnifici 50 del Murales e del Cibali. Quindi... giusto, giustissimo. Sì, sì, sì. E fra i magnifici 50. Sì, sì, so. Di tutti i tempi. Di tutti, sì, i tempi. C'è anche Nino Leonardi. Infatti, ma... non è un caso che ci sia anche Nino Leonardi. Quindi ciao, qui stasera abbiamo 2/50 del Murales. Abbiamo lottato. 2/50 del Murales. Siamo orgogliosi. Anzi, il direttore Licari mi bacchetterebbe dicendo del Murale. Onorati e orgogliosi. Siamo onorati e orgogliosi. Mi bacchetterebbe il buon Max Licari, di cui aspetto i soliti cuori. Ora arriverà sicuramente. I soliti saluti. Soltanto che devo dire che oggi veramente sono tantissime. Dai, qualche Gaetano Bella ci saluta, sì, come ci saluta anche Salvo Daniele. Welcome globulisti, Michele Romeo, buonasera a tutti, splendida, grazie, Lady Rossi, Papero Rosso Azzurro, Gaetano Cutugno, buonasera a tutti voi, e a Damiano, oggi ho 66 anni, mi ricordo a Morra in un campo un cavallo che correva dalla mattina alla sera, grande bandiera rossa. Infatti. Filippo Gugliardo. E mi dai un assist su questo, grazie al tifoso, che ora lo leggerò. Sì. Dopo gli incidenti a Vasto, insieme a Zelico, Petrovic. Non c'era Vasto. Salvo Daniele, c'era anch'io, l'ho letto prima. Franco Dell'Anna, Morra un grande nella storia, e tanti cuoricini. Buonasera ai presenti in studio, con particolare tributo a Enzo Stroscio per la bella trasmissione sportiva. È un onore vedere in studio due ex calciatori che hanno fatto la storia del Catania. Quanti ricordi meravigliosi e mi trasmettono dentro il mio cuore rossazzurro. Damiano Morra e Nino Leonardi, grazie per averli invitati. Sono profondamente commosso, grazie a voi di Globus. Siamo anche noi molto commossi di averli qua in studio. Antonio Costa ancora ci scrive: avevo 9 anni, quasi 10, oggi quasi 52. 42 anni di passione rossazzurra, forza Catania sempre. Salutiamo anche Roberto Cascio, che saluta Damiano, Giovanni Monachella, gli anni 80, partite per uomini veri. Vabbè, poi continuiamo dopo, perché siete veramente tanti, per noi è un onore avere voi fuori dallo studio, ma avere soprattutto loro due qui in studio. Esatto, abbiamo detto 2/50 del Murale, quindi grazie. Assolutamente un grande orgoglio, è vero, assolutamente. E, allora, io direi di cominciare con un rapido flash, no? Dopo questo 0-0, bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno, perché sì o no? Velocemente un vostro pensiero. Comincio io? Sì. Comincia tu, Daniele. Penso che sia un buon pareggio, non credo che sia un'occasione mancata. Il filmato, la sintesi ci ha dimostrato un Catania comunque è stato vivace, ha commesso qualche errore di troppo negli ultimi, non 16 metri, ma direi nel caso di Guglielmo Motta, addirittura negli ultimi 5 metri. Sì, era in piena aria. Siamo lì, insomma, poteva anche vincere, però credo che il risultato, l'aspetto positivo sia quello di una squadra che, come dire, non ha cercato la vittoria superando il limite della lucidità, perché questo poteva essere un grande rischio. Chiaramente Toscano voleva vincere. I giocatori hanno interpretato, penso, nel migliore dei modi una partita che era già difficile alla vigilia, perché il Picerno non è l'ultima arrivata. Hanno giocato e hanno cercato la vittoria con lucidità senza scoprirsi troppo. Penso che questo sia un punto di equilibrio. 8 punti in 4 partite, credo che questa media lo scorso anno ce la sognavamo soltanto. Infatti, assolutamente sì. Damiano, e poi andiamo a Nino. Ma io lo seguo il Catania anche se da lontano. L'altra sera ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo. È logico che ai punti probabilmente avrebbe meritato di vincere il Catania, però ha trovato di fronte una formazione che giocava
giocava quasi a memoria. Sì. Ha preso questo palo che per fortuna la palla è andata a finire sul sì. palo, perché se fosse andato sotto non lo so. Però c'è anche da dire che il Catania ha avuto due o tre clamorose occasioni. E poi, se vogliamo parlare di questo calcio di rigore, che probabilmente... Sì, finora non ne abbiamo accennato. Ecco, probabilmente si poteva dare, quindi direi che alla fine il risultato del pareggio ci può stare, però io dal Catania che gioca in casa... Vuoi di più? Non è obbligatorio, ma il Catania che gioca in casa deve cercare in tutte le maniere di vincere la partita. Di essere sempre quel fortino. È logico che quando non si vince si dice sempre bisogna non perdere, che poi il punticino fa alla fine fa la classifica. Però diciamo che quest'anno le cose sembrano andare un po' meglio, però sì. Il Catania secondo me non si può accontentare di non vincere le partite in casa. In qualche maniera bisogna vincere, che poi in Serie C ci sono dei campi trappola che tutti ti aspettano, perché Catania lo aspettano tutti. Ah beh, sicuramente. Però diciamo che quest'anno, anche per fare bella figura personalmente, quest'anno sembrerebbe sì. che siamo sulla strada giusta, io ne sono convinto. Sì, Nino, a te. Sì, convintissimo delle vostre considerazioni, e devo dire che quest'anno il Catania ha un grande allenatore. Certo. Non perché è amico mio Mimmo Toscano. ma d'altronde sono tutti amici. Tutti amici miei. Ma che ci sono persone miei. Che non sono no, tuoi amici? Direi che lui veramente è un grande profilo a livello di capacità, di gestione del gruppo, conduce diciamo, la preparazione in un modo specifico, personalizzate, cose varie. Quindi mette in evidenza prima l'uomo, lui guarda prima la scelta dell'uomo e poi dell'atleta. E credo che diciamo, riesce a creare valore nella squadra. Lui è un grande motivatore, quindi la squadra la presenza di questo allenatore, la conduzione di questo la sente, la vive sì. E sono contentissimo che sia a Catania. Una cosa che mi sta convincendo molto del mister, non so se siete d'accordo, è che nell'adattamento, perché inevitabilmente il Catania ha dovuto sempre fare buon viso a cattiva sorte, no? Negli adattamenti degli uomini nei cosiddetti fuori ruolo ha trovato sempre la migliore sì, soluzione sì. Lui, mai un esperimento a vuoto, come invece i purtroppo giocatori versatili e duttili sì. Lui è propenso per queste diciamo tipologie di giocatori sì. Ed è difatti l'abbiamo visto in un momento anche di difficoltà quando eravamo senza attaccanti, ha messo esatto. Lunetta, mi sembra Lunetta ottime, per ben due partite, prestazioni ben sì, è uno che sa leggere molto le situazioni sì, sì. Cambia anche il modulo di gioco in partite in corso, ma anche nell'ultima questo... gara Quaglini, Anastasio, bravissimo. Hanno fatto diversi ruoli, è un hanno fatto diverse interpretazioni, mi sì, piace sì, proprio questa caratteristica, questo spirito combattivo, è uno che vuole ha fame di successo, vuole vincere, va in campo per vincere sì. Direttore, due parole anche da parte tua. L'audio, Enzo. Eccoci qua. Io lo so che ti stavi ascoltando la classifica di no, Hit Parade no. Italia, no? Ah, no? No. Il discorso su Toscano è un discorso non importante, importantissimo. Perché a me mi ha fatto rivivere due giocatori che l'anno scorso io ho criticato. Ma noi critichiamo la partita ovviamente. Sturaro e Quaini. Ma non. Esatto, Sturaro e Quaini. Certo. Quaini dicevo che lo trovo in campo disperso, proprio. Non aveva atteggiamenti con nessuno, non parlava. Se gli arrivava una palla la passava. Sto vedendo un guerriero. Adesso sto vedendo uno che si va a infilare nei passaggi, negli spazi più importanti della squadra, che prende palla e taglia. Quando è uscito De Rosa e lui si è messo più avanti, il Catania ha avuto una propulsione diversa in avanti. Di Storaro, ragazzi, meraviglia delle meraviglie. Cioè, se De Rosa cresce con la presenza di Quaini, ovviamente quei due Luperini davanti, insomma, non ce n'è per nessuno. Questa è una squadra che è appena matura, appena fa gamba, si conosce a memoria, come giustamente ricordava Damiano, perché come la squadra avversa... aveva delle memorie bestiali, aveva i due in avanti, tornavano indietro, facevano quell'effetto fisarmonica bestiale che permetteva alla squadra di andare indietro e andare in avanti, e poi dall'inizio non giocavano col 4 come hanno annunciato, ma con un 3 di difesa 20 metri più avanti, quindi il Catania ha avuto qualche difficoltà per carburare un po' e andare a rubare le palle ai tre difese che la togliono via subito. Quindi questa è stata la chiave di lettura, certo un palo per loro, ma Peters mi ha confidato
mentre usciva, che lui la palla non l'ha vista, quindi sarebbe entrata in porta, ma quando l'ha vista come con lo smash verso fuori, sì. Quindi insomma doveva essere sfortunato. Ma noi abbiamo avuto delle sfortune, il rigore che poi abbiamo visto certo. In bassa frequenza c'era, certo. il gol mangiato a porta vuota, diciamo, a porta col portiere a terra di Guglielmotti, qualche colpo di testa, insomma, certo. Una partita che alla fine è meglio così, l'avremmo persa assolutamente. Un'altra volta. Assolutamente. Vai, ma la nostra sfortuna più grande in quel contesto, e qua mi voglio rivolgere al professor Lavecchia, è stato l'arbitraggio scandaloso? Sicuramente sì, vabbè, una costante. Con un arbitro, e Catania avrebbe vinto. Quello non era un arbitro, era una persona non so come arrivata in Serie C, messa là a dirigere una gara e ha fischiato a caso sia per il Catania sia per il Picerno. Il rigore per me era netto, ma non è solo il rigore, la punizione dal limite alla fine del primo tempo, contrasti non fischiati. Meglio non parlare dell'arbitro. Comunque per me bicchiere mezzo pieno. Sì. Utilizzando una metafora, per i primi 30 minuti il Picerno mi è sembrato come quel pugile che sfugge dal ring per non farsi prendere dall'avversario. Sì. Però aspetta che l'avversario si scopra per colpirlo di rimessa. Il Catania è stato intelligente a non cadere nella trappola, perché condivido, Toscano è un allenatore che non ha niente a che vedere con la C. In Serie B ci sono allenatori e anche sulla panchina del Catania si sono seduti allenatori che sono distanti anni luce da Toscano. E quindi sono fiducioso. Il Picerno è una squadra rognosa. Ha subito solo una rete come il Catania. E sapete, con le squadre chiuse è difficile segnare. Sarebbe cambiato tutto se Guglielmotti, anziché fare meta, avesse segnato. Infatti. E beh, loro sarebbero stati costretti a scoprirsi. Ecco. E poi una delle mie profezie, D'Andrea è destinato a segnare parecchio. Sì, D'Andrea è uno che la porta, la vede, sì. ed è un calciatore forte. Infatti, condivido. E anche l'anno prima, perché è stato lui a trascinare il Cerignola. E per questo il Catania l'ha preso. E per questo il Catania l'ha preso. Ancora il Catania non ha espresso il suo potenziale. A proposito poi, dimmi. Un'ultima cosa e chiudo, Vai. Un'ultima cosa. L'anno scorso il Cesena di Toscano, che ha ammazzato il campionato, dopo 4 partite aveva 6 punti. In testa c'era la Turris con 12, a seguire il Pescara con 10. E quindi io sono contento della classifica che abbiamo. La Turris, volevi dire la Torres? La Turris è nel nostro girone. Sì. La Torres è quella sarda. Sì. Sì. E la Turris chiaramente è nel nostro girone. Certo, certo. E quindi va bene mantenersi in alto. Va bene, Tino. Aggiungerei qualche... Dino e Enzo, aggiungerei qualche altra cosa. In questo momento il Catania ha un problema fisico, atletico, di preparazione, quindi ci sono alcuni giocatori che stanno svolgendo la preparazione ora in ritardo, perché in sono ritardo, quindi certo. Bisogna fare questa considerazione. Certo. Quando la squadra raggiungerà un livello infatti ottimale, sabato ci sono stati dei minutaggi di incoraggiamento, è chiaro, perché l'inserimento di alcuni, Verna, Montalto, questi ragazzi, D'Andrea, come dici tu, che D'Andrea possono dare un buon profilo, possono fare la differenza. E dobbiamo dire che De Rosa è uscito, stranamente ci siamo chiesti perché sia uscito De Rosa, no? Ha detto poi il mister che aveva avuto un piccolo indolenzimento alla coscia dietro posteriore, preparazione proprio per cui recuperare... hanno preferito non rischiare, ecco. Certo, questa è la motivazione dell'uscita di De Rosa. Infatti, allora una cosa mi aveva suscitato, e poi andiamo alle grafiche, una cosa mi aveva suscitato il pensiero di un nostro amico, adesso non ricordo quale, che parlava di Damiano che correva, che correva sempre, aveva messo anche dei disegnini con tanti cavalli. Ecco. mi ha così, diciamo, dato l'assist per un pensiero tratto da un articolo dell'ottimo Giovanni Finocchiaro del 21 aprile del 2006. Dove le parole di Damiano, tratte da questo articolo di Giovanni, erano
correvo per 100 metri anche quando la partita terminava. Sì. Ero fatto così. Queste sono delle parole che ti ha carpito Giovanni Vinocchiaro. Vabbè, io l'ho detto prima, quando indossavo quella maglia, altronde ci ho passato 9 anni a Catania, quindi è la mia vita, quindi ho vissuto cose incredibili come quelle che ho narrato prima. Io il campionato di Serie C l'ho fatto per 3 anni, quindi bisognerebbe stare un po' con i piedi piantati per terra, perché è un campionato difficilissimo, le trappole sono dietro l'angolo, il Catania lo aspettano tutti. Quindi bisognerebbe stare con i piedi per terra, l'entusiasmo fa bene, perché poi i punti portano punti, il morale porta morale. Esatto. Per quanto mi riguarda, poi correvo, ma io ho fatto, come dicevo prima, anche 26 gol e ce ne sono alcuni di pregevole di ottima fattura, quindi oltre, non è che mi voglio fare un elogio personale, ma oltre alla corsa ci mettevo dentro anche un po' di tecnica, e per quello che mi ricordo i tempi giornalisti di allora, una buona intelligenza calcistica, visto il ruolo che mi diede Di Marzio in quei 2 anni. Quindi ho cercato di fare sempre il mio dovere. Certo che la magliettina mia, quando uscivo dal campo, la potevo di sudore ne usciva, quindi per me Damiano, Catania. Damiano, che ne dici di 3 giovani emergenti dal vivaio che rispondevano al nome qua di Leonardi, Chiavaro e Cantone? I miei contatti sono Nino Leonardi, sono Nino Cantone, sono Mimmo Ventura, sono Ventura, Gigi Chiavaro, sono quelli, sono Guido Angelozzi, anche se adesso lui sta un po' in alto. Quindi io mi rapporto sempre con loro, quando torno a Catania chiamo loro. Cioè, quindi sono il tuo riferimento. Poi diventano amici per la vita. Sì, vabbè, ma poi Nino, non c'è bisogno che lo dico io, Nino. La prima volta che mi vide dopo tanti anni, io ricordo ancora, io sono uscito le lacrime, quindi c'è un rapporto straordinario. Coinvolgente, emotivo. Anche Nino è molto emotivo, anche lui si fa coinvolgere. Io vivo di sentimenti, di valore. di valore, e questo devo dare atto anche a chi mi circonda, chi mi frequenta. È vero. Io so rispettare, è vero. Porto rispetto e pretendo rispetto. Vero, hai ragione, Nino. Va bene, c'è questa grafica che vediamo subito, suppongo sia quell'azione contestata o no, che cosa? Vediamo, regia, ce la fai vedere, c'è la grafica. Quello è un colpo di testa. Sì, il colpo di testa, chi è che manda fuori? Non mi ricordo. Era il difensore, Lunetta, era Lunetta, vero? Che è stato subito marcato, preso in consegna, sebbene lui venga dalle retrovie, viene subito preso in consegna da chi di loro era libero, dal centrale Lunetta, libero. Lunetta, sì. E lo prende assolutamente in consegna, costringendolo a buttare fuori. Le ha avute Guglielmotti, Guglielmotti. Quello sì, soprattutto di testa, la seconda. Quella di testa anche, doveva dare una frustata forte a girare sul secondo palo. E quello di piatto, lì deve andare di piatto, non di collo a piede. È normale, infatti. L'esuberanza, anche così, la voglia. La voglia di fare c'è, però qualche volta ti porta a fare errori. Andiamo con i risultati della giornata, della quarta per la esattezza. Risultati della quarta giornata: Potenza Sorrento 1-0, Taranto Trapani 0-0, Crotone Messina 2-0, Monopoli Juventus Next Generation 0-0, Casertana Turris 0-0, Catania Picerno 0-0. Audace Cerignola Giuliano 3-1, Cavese Avellino 1-1, Team Altamura Benevento 0-2, mentre stasera? Sì, ora alle 20:30. Oggi entrano molto? Sì. Tino, mi raccontano di una Cavese che stava facendo lo sgambetto all'Avellino a 2 minuti alla fine, e poi il solito Gori. Il solito Gori è riuscito. Sì. Nel recupero, nei minuti. In pieno recupero, 94esimo, mi pare. Sì. Quindi, l'Avellino ha rischiato di scomparire praticamente dal tabellone, se avesse perduto. L'Avellino ha problemi in attacco, problemi in attacco. L'allenatore aveva chiesto determinati attaccanti che non sono arrivati. C'è aria di Buriana, ad Avellino. Tanto Perinetti che Modi, che pazienza sono sulla graticola.
Però meno male che c'hanno questo Gori, che è un ragazzo interessante. Molto promettente, un giovane promettente. Della Fiorentina. Sì, Nino, ma è il Benevento ora da tenere d'occhio. Sì, 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 ma Catania l'ha dimostrato, è una squadra Benevento, che ha una sua identità. Con un 2007 in porta. Si conoscono in memoria. Poi c'è anche della Nazionale Under 17. Poi c'è anche Auteri, Gaetano, che è un bravissimo allenatore. Oggi mi faceva notare, Tino, mi faceva notare oggi il buon Antonio 64 fuori onda, che il Benevento, grazie a questa politica giovanile che ha portato avanti, praticamente ha 5 posti in lista liberi, perché ha inserito questi giovani che non fanno cumulo dei famosi 23+1, no? Hanno questa esperienza di almeno 2 anni nelle loro giovanili, per cui vanno fuori lista anche se sono con contratti da professionisti. Quindi una cosa davvero eccezionale, parlando di fair play finanziario, una cosa importantissima. Si deve puntare anche sui giovani. Esatto. Il mix è sempre quello, esatto, il mix giusto. Ma è normale, altrimenti una società rischia di affogare il tracollo, certo, assolutamente sì. Esempio il Taranto. E ne ha fatto esatto. Le spese il bravo Capuano. Esatto. Classifica, andiamo con la classifica. Sì, benissimo. Guida la classifica l'Audace Cerignola con 10 punti, alla quale segue il Benevento con 9 punti, ancora Picerno e Catania 8 punti, Monopoli, Sorrento, Potenza 7 punti, con 6 punti il Crotone, e ancora Cavese, Giuliano e Trapani 5 punti, Messina, Foggia, Juventus, Next Generation, Turris 4 punti, Casertana, Avellino, Latina, Taranto. No, Casertana Avellino 3 punti, mentre Latina Taranto 2 punti e Team Altamura rimane a quota 0, fanalino rimane. Di coda. Mm-hmm. Bene, quando avevamo lasciato la partita sabato sera, Picerno e Catania erano in testa, ma naturalmente aspettavamo i colpi di Audace Cerignola e Benevento che giocavano la domenica. E quindi la classifica si è adeguata con i risultati pieni. Sì, che Benevento ha vinto alla fine, esatto. E l'Audace Cerignola e rimonta, perdeva 1-0, perfetto. Ha vinto e rimonta. Perfetto. Ma risultati comunque previsti. Scontati, assolutamente sì. Sì, andiamo a vedere anche il prossimo turno. Sì. Le grafiche, naturalmente ringraziamo come sempre Salvo Ferrigno per le grafiche che ci ha messo a disposizione, grazie Salvo. Ecco qua, Messina Casertana, Sorrento Turris, Avellino Latina, Cavese Monopoli, Taranto Team Altamura, Trapani Juventus, Giuliano Catania, Audace Cerignola Potenza, Picerno Crotone, Benevento Foggia. Quindi giornata spalmata sulle solite 4 giornate, da venerdì a lunedì, e nostro impegno domenica alle 18:30 in quel del campo del Giuliano. Che praticamente poi è Napoli a tutti gli effetti, sì, perché Giuliano è dentro Napoli praticamente, l'ex squadra del buon Ferraro. Simpatico. del sì, buon Giovanni. Napoli infatti, assolutamente. Allora abbiamo detto pubblico abbonati, quota finale 12.873, un numero impressionante, se pensiamo Daniele a quello che stava succedendo alla fine di luglio, davvero ci sembra un numero che sì. Abbia rimesso le cose a posto. Poi è chiaro che quando anche se si dire, vince dico, anche se dobbiamo dire che è un numero inferiore rispetto allo scorso anno è sempre inferiore e che c'è stata una riapertura che forse non ha dato i risultati che ci potevamo aspettare, così importanti, qualcosina in più poteva esserci comunque. Se dico, in ogni caso si arriva stabilmente a 17.500, quasi 18.000 spettatori, insomma, che siano abbonati o che siano casi occasionali paganti. Anzi, per le casse del Catania va bene, esatto, dico, va bene uguale, anche perché la squadra non perde l'apporto importante dei tifosi. Quindi abbonati o no, l'importante è arrivare a quota 18.000 spettatori al massimino, e questo sicuramente è un dato che credo sia un valore assoluto. Tra Serie A, B e C, insomma, e naturalmente cassiere del Picerno che si sfrega le mani, perché con questi bei soldini, un bel bancomat che gli arriva un incasso sono che incassi che loro forse non vedrà mai nell'intero girone d'andata forse, certo. infatti e Daniele, mentre che hai la parola, vogliamo approfittare un attimino per questa lettera, questa circolare del Lussi che ieri abbiamo visto pubblicato anche sul quotidiano, sì, La Sicilia, sì. Poi sì, tu, miglior ruolo di te evidentemente a questo proposito, ringrazio il collega Nunzio Casabianca e Giovanni Finocchiaro che sono
i colleghi della redazione sportiva della Sicilia, anche loro hanno rilanciato con grande evidenza questo documento che abbiamo fatto come Unione Stampa Sportiva Italiana di Catania, quindi i giornalisti sportivi, che immeritatamente diciamo, presiedo io per quanto riguarda Provincia Catania. Abbiamo fatto un documento che è un po' una sorta di promemoria, ecco, ci siamo messi davanti allo specchio, ci siamo ricordati alcuni fattori, tre sono i punti cardine che abbiamo sottolineato in questo documento: la terzietà, l'equilibrio e il rispetto. Terzietà vuol dire che noi siamo giornalisti, siamo contenti se il Catania perde, siamo dispiaciuti se il Catania perde, se arriviamo in finale di Champions non saremo alle stelle, però quando scriviamo del Catania siamo giornalisti, dobbiamo essere terzi, dobbiamo mantenere l'equilibrio che ricordiamo appunto come secondo elemento, perché spesso vediamo chi passa dal polvere all'altare nel giro di pochi giorni. C'era qualcuno che presagiva una fuga di Toscano da Catania, faccio un esempio, c'erano quei problemi che sono abbastanza noti: se si perde una partita siamo in zona salvezza, se si vincono due partite siamo già in centro. Ecco, un poco di equilibrio non guasta. L'aspetto primo per quanto riguarda la nostra terzietà lo ricordo non solo a noi ma anche ai tifosi, perché noi non dobbiamo essere in tribuna stampa tifosi. Se qualche giornalista vuole fare il tifoso si trasferisce in un altro settore, tribuna VIP, curva, tribuna B, dove vuole andare troverà il posto. E poi il rispetto, che non deve mancare mai, né nei confronti di chi calciatore è in campo, può anche giocare male, no? Per questo non deve essere lapidato, e rispetto anche all'interno della categoria, nel rispetto del diritto di esprimere le proprie opinioni, che è un diritto sancito dalla Costituzione, non dobbiamo fare mai mancare appunto il rispetto per la persona, per il professionista, che può essere anche il collega di una testata concorrente, che non, per questo non può essere assolutamente messo alla berlina, insultato, denigrato o messo in ridicolo. Quindi questi sono tre valori che fanno parte della categoria, ma credo che debba essere, come dire, condivisi dai tifosi, condivisi da tutti gli addetti ai lavori, e ribadisco, l'abbiamo ricordato noi e ce lo ricordiamo pubblicamente. Perfetto, grazie. Grazie a te per l'opportunità. Grazie Daniele. Non so se Enzo vuoi anche tu dare qualche tua riflessione, vuoi chiudere con questo tema importantissimo? Se no andiamo lì a fare i giornalisti col casco di Geco Motors. Ecco, benissimo. Mi dai l'assist. Proprio questo che è davanti la pancia di Vincenzo Lacorte. Guarda, è bellissimo. Grazie ai due fratelli Geco. Stavolta mi sono attrezzato, mi sono spostato. E ho messo una cravatta con i catadiottri per essere ancora più brillante. Allora, parliamo di sponsor, parliamo di fratelli Geco e quindi di Geco Motors. E abbiamo rifatto un po', abbiamo pregato il nostro notaio di rivedere la lista di coloro i quali hanno pronosticato il risultato della gara, e c'era sfuggito un vincitore, c'è, del cuscino rosso-azzurro in versione away, in versione seconda maglia, ed è Max D'Amico. Quindi Max D'Amico, ti prego di contattare la redazione per dare le tue coordinate per ritirare il cuscino qui nei nostri studi. Mentre ricordo a Giovanni Promoteo, vincitore della firma famigerata, quella che buon Gianluigi Caruso ha mascherato sotto una carpa per far capire che era Carpani. E quindi, caro Giovanni Promoteo, fatti sentire anche tu, perché così ci mettiamo d'accordo per ritirare il premio che ti spetta, che è il portachiavi più il buono di 100 euro da spendere presso l'attività di Geco Motors per una spesa minima di 500 euro. Naturalmente giocate sempre con l'altro quiz, quello che vi regalerà a fine stagione questo casco per chi è il fortunato vincitore, quindi indovinate la posizione del Catania alla fine della regular season, e chiaramente se ci fossero più di uno saranno sorteggiati. C'è una telefonata, ma tu l'avevi detto che c'è il numero di telefono attivo? Io speravo che l'avessi detto. 095 81 88 650, questa è la nostra linea urbana ed è arrivata. Io speravo che non telefonata. Buonasera, con chi parliamo? Vediamo se mi sbaglio. Sta parlando con il nostro regista. Puoi parlare. Pronto? Ne hai la facoltà. Andiamo avanti? Non lo so, cos'è col telegrafo?
E col telegrafo, col morse o col telefono. Va bene, andiamo avanti. Allora, quindi gioco che potete, il cui pronostico potete rimettere sui nostri consueti canali in qualsiasi momento dei giorni e delle settimane. Non c'è qui il tema della puntata che rincorre invece il gioco del cuscino e il gioco della firma. Va bene, vai con i messaggi, vai con i messaggi. Adesso Maugeri, eccolo qua, ce l'ho qua davanti. Questa volta c'è scritto sul muro. Allora, immenso Damiano Morra, 320 presenze e 28 gol, varie volte abbiamo interagito sui social. Torniamo a vincere domenica col Giuliano, ottimo dato difensivo di un solo gol preso in quattro partite. Alberto è sempre carino. Un bravo Vincenzo Lacorte. Grazie Alberto. Alberto ci ricorda praticamente quello che oggi abbiamo dimenticato di dire, che Damiano ha il record assoluto delle maglie indossate, del numero di maglie indossate. Grazie ad Alberto che ce l'hai ricordato. Grazie Alberto. Che questa è la targa di Damiano Morra. Questo lo... Sì, allora cominciamo subito con una delle interviste. Allora, in questo momento partiamo, suppongo ci sia il mister, vediamo un attimino. Uno 0-0, un match equilibrato in qualche modo. Poi perché nel primo tempo avete gestito meglio voi il gioco, nel secondo tempo è venuto fuori alla distanza il Catania, probabilmente è mancato il gol. Sì, io sono molto contento della prestazione della mia squadra perché hanno tenuto testa una squadra veramente forte e anche con grande personalità. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita anche a livello di gestione di gara, perché alla fine venire a Catania e riuscire a tenere testa a una squadra come Catania è un grande test. Sono molto contento perché poi abbiamo anche gestito bene il pallone, abbiamo avuto secondo me una buonissima gestione della partita e un bellissimo test di maturità. Ecco, lì davanti il Catania oggi ha mostrato di non avere quella forza che in altre partite ha mostrato, e d'altra parte anche il Picerno, che ha segnato tantissimo in queste prime tre partite, ha trovato davanti a sé un muro difensivo, quello del Catania, che ha confermato comunque il punto di forza. Ecco, i due punti di forza si sono scontrati, probabilmente dicevamo in apertura il pareggio forse anche per questo è il risultato più giusto. Sì, è giusto perché alla fine, come lei ha detto, ci sono state due squadre che hanno avuto un approccio entrambe buone. Secondo me il primo tempo noi abbiamo gestito un po' meglio, potevamo anche far male, però tutto sommato, ripeto, la gara è il risultato giusto e la cosa che mi è piaciuta di più, ripeto, è come la squadra ha tenuto il campo. Poi le difese, entrambe le difese sono squadre solide, entrambe, l'hanno dimostrato anche questa sera. E davanti non è semplice entrare per noi e sia per loro, quindi ci può stare questa cosa, perché poi alla fine con un briciolo di fortuna, magari il palo, magari l'ultimo colpo di testa, magari un paio di situazioni dove potevamo far male, però è giusto così. Quarta partita di campionato. Siamo rientrati, siamo in studio nuovamente. Sabina, dobbiamo rileggere il messaggio di Alberto. Mi hanno detto che avevamo la batteria scarica. L'audio carente. Allora, quindi Alberto Maugeri sarà ben felice sì, che io leggo questo bel messaggio. Immenso Damiano Morra. 320 presenze e 28 gol, varie volte abbiamo interagito sui social. Torniamo a vincere domenica col Giuliano, ottimo dato difensivo di un solo gol preso in quattro partite. Perfetto. Quindi con questo salutiamo, siamo quasi addirittura d'arrivo. E abbiamo detto appunto, abbiamo ricordato che Damiano è il recordman assoluto delle maglie, del numero di maglie. Per me, quindi questa è una cosa importantissima. È un orgoglio, non so, posso anche dire se... È un record imbattibile praticamente. Ecco, non lo so se un giorno qualcuno sarà in grado di batterlo, però io lo porto con orgoglio. In pratica non lo hanno battuto in 40 anni, Essere il giocatore... Sono 40 anni adesso. Essere il giocatore nella storia del calcio catania con più presenze per me è una cosa straordinaria, immensa proprio.
Nino, abbiamo parlato della difesa del Catania e del Picerno. Il mister Tomei ha detto che praticamente ha messo due difese che sono le prime in assoluto, con un solo gol preso ciascuno. No, 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 stanno facendo il loro dovere, sono molto puro nella fase difensiva, anche perché sono protetti dai centrocampisti che fanno filtro. In maniera egregia, sì. Quindi bisogna essere in quelle dinamiche, in quelle situazioni. Bisogna vedere gli allenamenti, che si fanno durante la settimana. Ma la fase difensiva il Catania la cura bene, anche il centrocampo. Dobbiamo migliorare in fase d'attacco, sul possesso palla e sulla costruzione, diciamo, del gioco. Perfetto. Infatti Ricky Bonaccosso scrive: buona serata, bisogna migliorare tanto, il campionato è duro. Il campionato è duro. Andiamo avanti, vediamo chi c'è. Vediamo chi c'è, mi sembra di riconoscere qualcuno. Così. Andiamo con la foto, regia. Eccola là, la maglia celeste. Quella è stata ben conservata, vero? Sì, ma quella è stata una serata per me sfortunata. Sì, sì, nel senso che capitai a Catania, ma ci fu la partita a porte chiuse. Questa cosa la dovevamo fare con il presidente, certo, nello stadio. In campo. Certo. Purtroppo ci furono gli episodi della partita, credo una partita di quella Coppa di Italia, Padova. Una squalifica, sì, sì. Una giornata di squalifica del campo, e questa cosa la dovevamo fare in mezzo al campo, che per me sarebbe stata... Certo. E infatti noi abbiamo vinto la Coppa Italia senza pubblico. Esatto, quindi... l'andata era successo. Una bellissima cosa che il presidente mi ha fatto questo regalo, però se fosse stata in campo... Sarebbe stato più emozionante, però, chiaramente. Però quel 320 è bello da vedere. E quindi ben conservata. Sì. Anche se quando i miei figli, quando erano un po' più piccoli, gli dicevo... Le cercavano, chiaramente. Guarda che quando vado a Catania ancora la gente dopo si ricorda. Sì, papà, adesso... E sono rimasti a distanza di 40 anni. Figli tutti e due catanesi, ricordiamo. Sì, tutti e due catanesi, mia moglie è catanese, infatti, quindi infatti. Io mezzo catanese, se mezzo non di catanese. Più, parlo perfettamente il dialetto. Nemmeno si direbbe che ha praticamente origini argentine. Lui si sente, è catanese. Non si sente nessuna influenza. Ma se mi metto a parlare catanese sono lì. Sì. Infatti, assolutamente. Allora, andiamo con un'altra intervista, regia. Sì. Mimmo Toscano, allora, come sempre il risultato è, se vogliamo, la cartina tornasole di un... partiamo già così, stavolta non partiamo dalla fine, partiamo sempre dalla fine del risultato, no, però dicevamo alla fine è un risultato che viene fuori da un match molto equilibrato, dove le due squadre sono confrontate. Il Catania ha cercato poi alla fine di vincerla questa partita in maniera prepotente. Equilibrata sì, però poi alla fine, se vai a vedere il computo delle occasioni, la pericolosità in area che c'è stata, è stata più del Catania. Potevano fare meglio i primi 20 minuti. Tecnicamente, nella costruzione, nella prima costruzione, l'acceleravamo troppo velocemente, cercavamo subito la profondità che non c'era. Gli ultimi 25 minuti del primo tempo siamo stati arrembanti, dove abbiamo sbagliato di meno tecnicamente, abbiamo avuto due o tre occasioni, una con Luperini, due con Guglielmotti, e un rigore clamoroso. Che sfortunatamente noi non abbiamo il VAR, ma l'assistente, il guardalinea, poteva dare una mano all'arbitro. Il secondo tempo abbiamo avuto più coraggio, abbiamo creato presupposti, ci è mancata la zampata. Affrontavamo una squadra che, l'avevo detto già alla vigilia, ti sollecita tanto, aveva fatto 7 gol e subito uno. Oggi credo che di pericoli ne ha creato solo il tiro da fuori area su una palla attiva, su una respinta, ma di occasioni clamorose o di che hanno creato loro non ce ne sono state. Sì, un palleggio dei difensori con i centrocampisti, ma grandi pericolosità non abbiamo concesso. Una squadra che ti sollecita tanto. Ripeto, la zampata poteva determinare questa partita in quelle occasioni che abbiamo avuto, che abbiamo creato. Ieri lei aveva detto in conferenza stampa
voglio una squadra che stia sempre sul pezzo, che se la giochi sempre al meglio. Alla fine di questi 94 minuti è soddisfatto per questo tipo di atteggiamento che la squadra ha mostrato in campo? Sì, sull'atteggiamento, sull'approccio, sullo stare in campo sì, poi normale, potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico, ripeto, i primi 20 minuti, avere più coraggio nella scalata in avanti e prenderci qualche rischio in più, però sono cose che conoscendoti poi riesci a migliorare. Però anche oggi la squadra è rimasta sul pezzo, concentrata, concedendo poco. Ancora avevamo recuperato gli infortunati, ma solo per la disponibilità, ma ancora non sono al top e dobbiamo farli crescere sotto questo punto di vista, perché dobbiamo avere più frecce nel nostro arco per quella zampata che ci serve, che in queste partite porti a casa la vittoria. Ecco, a proposito di questo, formazione in work in progress, è confortante il fatto che i giocatori che erano in infermeria stanno rientrando? È vero anche che questi giocatori hanno bisogno di giocare per acquisire non solo minuti ma la condizione necessaria, quindi in prospettiva questa è una squadra che deve naturalmente migliorare e crescere. La cosa confortante di oggi è il risultato, perché consente al Catania di rimanere imbattuto, e Catania che consolida la compattezza difensiva. A prescindere dalla compattezza difensiva, l'equilibrio di squadra, l'essere squadra, rimanere concentrato, è normale che è un processo di crescita, devi portare tutti quei calciatori che si sono allenati meno degli altri allo stesso livello degli altri, per avere, fagli esprimere il massimo del potenziale che hanno, perché da Andrea 3 giorni che si allena con noi, Montalto 2 giorni, Verna l'abbiamo tenuto fino a ieri senza fare i contrasti, quindi devi cercare, migliorando, di portare questi calciatori al livello degli altri. Siamo rientrati, abbiamo sentito anche il mister Toscano che naturalmente ha chiuso in una maniera su un tema di cui abbiamo parlato anche noi, che è quello di cercare di portare tutti al livello di chi gioca già da tempo, no? Ha detto che Verna durante la settimana si è allenato senza contrasti, proprio perché non poteva reggere la botta sicuramente, e quindi ci sono ovviamente delle metodologie che poi, come segnalato da Nino, pesano sul rendimento globale dal punto di vista della stessa identica preparazione. Lui sta cercando di migliorare, sta portando allo stesso livello. Dobbiamo alzare l'asticella e il livello. Esatto. Andiamo anche con Sturaro, il mitico Sturaro, per il direttore. E a Stefano chiediamo intanto, questa partita, che partita è stata? È stata una partita sicuramente difficile contro una squadra molto forte, molto organizzata, si vede che si conoscono bene a differenza nostra. Noi comunque abbiamo saputo difenderci, non era assolutamente scontato, loro sono una squadra che crea tanto e fino ad oggi ha fatto tanti gol, e noi siamo riusciti comunque a non subire gol, ad avere anche qualche occasione per poterlo fare. È una partita che potevamo sia vincere che perdere, alla fine il pareggio credo che sia il risultato più giusto. Ecco, praticamente è stata quasi una partita a scacchi, quasi perfetta, diciamo, perché si è giocato un tempo forse per uno, nel senso che prima ha spinto un po' meglio il Picerno, però nel secondo tempo voi avete spinto, confermando che la condizione atletica di quelli che finora hanno quasi sempre giocato è al top. Beh, sicuramente aver fatto una preparazione dai primi di luglio oggi inizia a portare i frutti, poi c'è qualche giocatore più indietro, lo sanno loro, lo sappiamo tutti, ma la qualità di questo gruppo penso che sia proprio la voglia di lavorare, di migliorarsi. Noi accettiamo comunque anche le difficoltà. Ci compattiamo, ci lavoriamo e cercheremo di migliorare giorno per giorno. Tra cui abbiamo Anastasio con noi, Armando Anastasio, dunque ormai titolare fisso di questa formazione, tanta corsa, tanta gamba, tanta grinta.
Sì, noi ci alleniamo per questo, per essere preparati durante, ci prepariamo durante la settimana per arrivare nella miglior condizione possibile alla domenica, perché sappiamo che comunque la partita può essere, ti può creare delle difficoltà durante la partita, quindi comunque devi essere preparato e pronto, e questo lo facciamo durante la settimana. Senti, oggi forse per scelta anche tattica, nel primo tempo ti abbiamo visto un po' arretrato, Baricendo un po' arretrato, forse a contenere le avanzate del Picerno. Poi progressivamente, soprattutto nella ripresa, hai preso campo, hai preso fiducia, hai preso profondità. Sì, perché il primo tempo magari la partita richiedeva un certo tipo di accortezza, perché loro comunque con questo palleggio cercavano di farti uscire appositamente per magari imbucarti, e noi comunque sì, credo che abbiamo fatto una grandissima partita, e poi piano piano abbiamo preso campo, abbiamo avuto delle occasioni importanti anche il primo tempo, e credo che non sia facile, perché comunque anche se il Picerno sembra una squadra magari col nome che non deve lottare per i piani alti, magari la puoi prendere sotto gamba, e oggi abbiamo dimostrato secondo me una maturità tale da non sottovalutare nessuna squadra, e credo che abbiamo fatto una grande partita. Eccoci rientrati, abbiamo sentito tutte le interviste procurate dal nostro Salvo Russo sotto la regia di Gaetano Ligreggi nel post gara di Catania-Picerno 0-0. Come abbiamo già detto. Sabina, qualche saluto, qualche osservazione anche ancora? Perché stiamo per terminare, e devo dire che oggi i nostri utenti sono stati veramente magnifici, tantissimi, non abbiamo potuto rispondere a tanti, però l'ultimo saluto lo volevo fare agli avvocati Lorenzo Pucci e Enzo Ingrassia, l'avvocato Ingrassia che saluta Nino e Damiano particolarmente. Quindi l'ultimo messaggino lo vorrei leggere, che Carlo Annino chiede. Io così riapro un argomento, chiedete a Damiano come viveva la società lui con il presidente Massimino, però questa ci sta. L'ho anticipata qualcosa, l'ho anticipata quando abbiamo visto le fotografie. Beh, era un calcio sicuramente diverso rispetto ad oggi, tutto un altro mondo, però... Come lo diciamo noi da spettatori, figuriamoci da giocatori. Il presidente era una cosa straordinaria, io lo porto nel cuore, perché certo. Poi tutti hanno detto che era mio papà, che cose, io cercavo solo di fare il mio dovere in mezzo al campo, lui so per certo che no, io avevo, non voglio fare come ho detto prima il sapientone, ma io so per certo di aver avuto delle richieste importanti di livelli superiori, ma mi è stato detto che non mi ha mai voluto cedere. Incedibile. Per me è stato un secondo papà. Io ho cercato di fare quello che volevo. Un grandissimo. Belle cose si sentono dire. E suppongo ti senti anche spesso con Alessandro Russo, suo nipote. Sì, come no, l'ho visto l'altra sera, ha visto la partita dietro di me, tra l'altro c'è un figlio che è scatenato per il Catania. È vero. E quindi non è stato zitto un secondo. Anzi, dobbiamo ringraziare lui per aver fatto riavvicinare Alessandro al Catania, perché aveva avuto un po' di sbandamento, non per carità di tifo, ma del seguirlo proprio materialmente. Sì, fanno anche le trasferte, il grande Alessandro si dà da fare. Ricordo il papà, io il caro dottore, il dottore, tempi straordinari. Bene. E allora, prima di andare ai saluti, che poi presi dal coinvolgimento me lo dimentico, Nino, cosa fai quest'anno? No, quest'anno, come ti avevo accennato, sono tornato ad allenare il settore giovanile della Cantera, una squadra del circondario catanese, fra le migliori. Però abbiamo dei programmi, dei progetti che sono proiettati alla crescita, all'educazione dei ragazzi. E quindi curiamo molto questi profili, questi aspetti qua. E sono orgoglioso di essere tornato con Carmelo Puglisi, che giocavano, ve lo ricordate, certo, che sei giocatore del Messina, del Foggia, con Zeman. E l'obiettivo è nostro, diciamo, di cercare di trovare qualche talento e portarlo al Catania o in qualche altra squadra. Con cui avete, suppongo, la convenzione? Con cui non abbiamo più convenzione, abbiamo delle amicizie certo. basate sui valori. E tu alleni la squadra?
La Juniores, la categoria Juniors, grande. Gli Under 19. Qua era mascolosia, ho lasciato la squadra prima in classifica. Bene, e partecipate quindi al campionato. Campionato Juniors 2006-2007 e 2005 fuori quota. Sì, sì, 3-2005. Perfetto, perfetto. Quindi partiremo per vincere. Tanti auguri per Nino. Tanti auguri per Nino e vediamo se ci porti la coppa a fine stagione. Assolutamente, è un impegno che manterrò. Va bene, d'accordo. E allora siamo proprio agli sgoccioli, abbiamo oggi parlato non solo della partita ma anche sicuramente di un Amarcord bellissimo con Damiano Morra, con Nino Leonardi, e quindi veramente i nostri cuori si sono riempiti di gioia a sentire parlare di cose che un po' tutti qui noi con i capelli bianchi ricordiamo bene. Esatto, esatto. Poi magari andando più su, più giù, anzi negli anni ci diventa sempre più faticoso. Ci sarebbero mille cose da raccontare. Infatti. Va bene, allora cominciamo con Sabina Rossi, no? Buonasera. Voglio salutare te per prima. Sì, sì, grazie. Buonasera a tutti. Ci rincontreremo lunedì prossimo per parlare della prossima disputa, ma tanto forza Catania sempre. Saluto Damiano Morra che ci ha fatto veramente una bella sorpresa stasera. Io vorrei fare un saluto a tutto il popolo rossazzurro, stiamo vicino alla squadra. E vediamo di festeggiare qualcosa quest'anno, speriamo. Ecco, è arrivato il momento, vero? Eh beh, sarebbe ora perché la Serie C per Catania è veramente troppo stretta. Benissimo, saluto anche Nino Leonardi che abbiamo rivisto con piacere dopo qualche tempo. Dopo qualche tempo. Era un po' che non ci si vedeva. Grande abbraccio alla tifoseria rossazzurra, io convivo con loro, quindi sempre. Tutti i giorni a parlare di calcio. Certo. Ogni tanto vedo Daniele incontro. Infatti. Grazie anche a Daniele Loporto, giornale di Sicilia, presidente onorato, ero emozionato Daniele. Di essere stato fra due cinquantesimi. Fra due cinquantesimi, una grandissima gioia. Ora la battezzeremo ufficialmente, due cinquantesimi del murale. Va bene, grazie al direttore Enzo Stroscio per la trasmissione, per lo spazio, per la tua presenza. Sì, grazie a tutti gli ospiti che abbiamo già contrattualizzato, così penalità. Andiamo subito i soldi alla Lega. La fiduciaria l'hai fatta? L'ha fatto tutto. Hai fatto tutto, insomma, va bene. Ci stiamo preparando per entrare e dare un supporto al Catania nel momento in cui servirà. Benissimo, grazie. E grazie a Tino La Vecchia per il suo prezioso contributo, come sempre, anche aneddoti e cose che fa sempre piacere ricordare. Grazie Tino. Grazie a voi, un abbraccio. E quella partita Vasto Catania, vi cito una cosa, ecco, per chiudere. 1-0, vincevamo 1-0, mia moglie mi dice, sì. Lo vuoi un caffè? Sì, il tempo che prende il caffè, la seguivo per radio, il ritorno, trovo un risultato assurdo, ma al 90esimo vincevamo 1-0. Damiano ricorda bene com'è finita quella partita. Male in tutto e per tutto. Un caffè scorretto. Abbiamo perso per un caffè scorretto, questo è bello. 2-1 nei minuti di recupero. Mamma mia. Sì, con un calcio di rigore a qualche minuto alla fine. Sì. Inesistente, tirato da Ferrari. Andiamo in chiusura, Tino. Va bene, grazie. Un abbraccio a tutti, una buona serata. Grazie. Allora, vi ricordo che la trasmissione va in replica, giusto direttore? Stanotte a 1:00? Sì. Stanotte all'1, canale 15, la 7 Gold, dentro il contenitore calcistico che siamo soliti seguire. Sì, esatto. Quindi all'1 di stanotte. Mentre venerdì appuntamento con il sottoscritto e con Salvo Russo della redazione sportiva di Globus per la solita puntata di calcionate a flash, ultimissime sul Catania. A partire dalle 20 staremo insieme una mezz'oretta per aggiornarvi sulle ultime novità. Bene, tutto per stasera, vi ricordiamo l'impegno di domenica del Catania alle 18:30, quindi Studio Stadio Live va in diretta a partire dalle 18, dalle 18, perfetto, mezz'ora prima, e poi come sempre lunedì prossimo calcionati i commenti di Casa Rossa Azzurra. Vincenzo La Corte vi saluta, vi abbraccia, buonanotte.
Questo programma è stato offerto da Zego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.